Benvenuto, fan di wrestling. Prima di procedere, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessun video. Detto ciò, welcome to the world of SIW. Penultimo giorno del giudizio, strike perfetto, chi avrà la spallata di Strike Elvig che si bea dei suoi muscoli, ancora balza le corde, Strike Elvig getta però in piedi, lo salta a due pari e poi con un di braccio lo scaraventa e lo riprende, cambia la proa che anche fa la stessa identica fine, sembra da un sicuro oggi, un mostro, mi chiamano il time out, quelli dall'Arc Estavo, e qui forse iniziamo a capire via, vediamo il pubblico che non ci sta, gente che ancora viene strozzato alle corde, ad ancora l'arbitro, vediamo se si farà gabbare, gente che fa resistenza per una terza volta, non ce la fa, ma invece no, perché gente atterra in piedi e spinge la qua, carambola dentro Costantino, dentro Costantino che spazza di strike, un altro ancora, prova a caricare, attenzione il selfie la stavo chiamando male questa cosa, pop up, powerbomb, dal niente, pop up, powerbomb, strike selfie con la sua spear, che va però a vuoto e rimbalza con la testa, selfie, il suo selfie, sbaglia, però attenzione Lucifer che si dimostra ancora una volta, un'arma in più perché toglie Jet da un tag che era fatto nel flash da parte di Ivan Lacroix, cosa riserverà una prova di forza adesso e poi schianta violentemente a terra, forse è finita, 1, 2, solo due, di nuovo, la seconda volta Ivan Lacroix lo fa girare ad angolo. Attenzione Costantino magistralmente, ribalta tutto con un DDT e smette, interviene, ma com'è possibile? Attenzione però, è proprio Strike e Jet ha preso il cambio, più di Lucifer, e Jet adesso, e col splash all'angolo, splash all'altro angolo, una frettata sbruciacchiata che adesso viene sbattuta, sale sulla terza corda, però Strike con il suo calcio da Lebron, con un superflex, con una powerbomb, carica Strike e lo sbatte violentemente a terra, ma qui se lo schierano è finito, fortunatamente per lui interviene il cane della qua, una gol, l'assenzione per la Jet, vola con un crossbody, forse un po' il pescato di Jet che fa come una palla da bowling, se ne viene scende però un'altra via, lo carica sulle spalle ancora una volta, interviene Lucifer che è stato un cancro, questo match lo sbatte mai, tira fuori Lucifer, ma qui però non vede il no blue due, spear di strike violentissima, l'altra volta qui 1, 2, 3, vince la Darkest Hour.